L'accordo fra la ministra De Micheli e l'assessore regionale Corsini riguardante la mini E55 per collegare Ravenna col Veneto ha riacceso la discussione attorno alla nuova ravennana Ravenna-Forlì. Le due opere, infatti, sono concatenate l'una con l'altra. Risolverebbero in parte il problema dell'isolamento di Ravenna e metterebbero il capoluogo bizantino al centro di una nuova viabilità e mobilità regionale e interregionale. Attualmente, però, attorno alla nuova ravenniana ruotano ancora diverse ipotesi. Allargare il tracciato esistente, progetto da 85 milioni di euro. Realizzare un tracciato misto, allargando l'attuale carreggiato dove si può e costruendo delle bretelle per collegamenti veloci fra le varie zone, progetto da 70 milioni. Costruire un nuovo tracciato a nord dell'attuale Ravegnana, passando per i territori vicino a Russi, progetto da 70 milioni. Infine, il progetto Ravegnana Bis, redatto dalla Pigna e dall'ingegner Barbieri, che dall'attuale svincolo sulle 45 di Mirabilandia porterebbe a Villunite al casello di Forlì, stimato in 20 milioni di euro. Un progetto, quest'ultimo, sul quale la Pigna è tornata a insistere proprio dopo le notizie riguardanti l'accordo sulla Mini E55. L'attuale Ravegnana è una strada su un argine che è di proprietà e in gestione al Genio Civile, prima cosa. Questo argine, anche con l'ultimo incidente che è successo, dove è morto anche un tecnico proprio del Genio Civile, ha rivelato tutte quante le sue debolezze, le sue fragilità, nel senso che è una strada arginale concepita e fatta tantissimi anni fa per portarci dei carretti, non per portarci dei tir che pesano 90 tonnellate e che viaggiano a 80-90 km/h. E questa strada, l'allargamento, implicherebbe intanto degli sborsi molto grossi di consolidamento comunque della strada, perché si è visto che l'argine è danneggiato, è a rischio frane, crolli tutte le volte che il fiume diciamo sale di livello e poi ridiscende. E quindi più completare il rilevato, che talvolta è alto 4-5 metri, significa comunque fare dei riporti molto grossi, oltre che a diciamo aggregare le due parti, la parte vecchia con la parte nuova. Prima cosa, quindi è un costo molto, diciamo, è un costo molto alto, ci si va a scontrare con il Genio Civile, che non vuole comunque, a quanto mi hanno detto, non vuole che venga realizzata questa strada su questa loro gestione, diciamo, su questo tratto, e in più diciamo, si va anche a comunque attraversare dei centri abitati, quindi ci sarebbero degli espropri da fare, e sarebbe un onere molto grosso. È stato anche paventato, diciamo, l'ipotesi di fare un mix, quindi una strada un po' vecchia, un po' nuova, con delle bretelle, eccetera, però ritorna sempre valido il discorso che noi andiamo a insistere su un tratto di strada, su un argine che non ci garantisce poi la solidità che ci serve per un traffico intenso e veloce di come si vuole fare. Ecco. Passaggio invece per, diciamo, zona Russi, quello perché non va bene? Diciamo che ha due difetti, uno di tipo sociale, nel senso che la Ravegnana Bis, come era stata concepita, aveva anche un ruolo sociale di rivitalizzazione del territorio delle Ville Unite, che adesso sta languendo un po', e quindi serviva a portare ossigeno, diciamo, a tutto un territorio che comunque è popolato, perché ci sono più di 15.000 abitanti in quella zona lì. Ma poi anche c'è il discorso che appunto passa per un territorio molto molto più, diciamo, agricolo e non popolato, quindi alla fine diventa effettivamente una funzione solo di collegare il punto A col punto B, cioè Ravenna con Forlì, ma senza dare un contributo al territorio, cioè senza essere utile al territorio, ma semplicemente tagliandolo. E in più si va a innestare nella zona est, quando si arriva a Forlì, si va a innestare nella zona est di Forlì, quindi con una difficoltà enorme poi a portare tutto quel traffico come si vorrebbe verso l'aeroporto, verso la stazione, verso il nuovo ospedale, che invece rimangono sull'altro lato, e attraversare quella zona lì è praticamente impossibile, quindi tocca innestarsi nella tangenziale est, nord-est, dovendo tornare indietro facendo, diciamo, una cosa molto poco utile.